Buonasera, siamo qui stasera in compagnia del dottor Celento, membro del Consiglio Comunale. Dottor Celento, lei è stato uno dei fautori dell'ultimo Consiglio Comunale di Chevano, in cui si è parlato per lo più maggiormente del fenomeno dei roghi tossici o comunque dell'ambiente. Cosa ne pensa? Qual è stato il riscontro concreto di questo Consiglio? Ma il riscontro concreto, innanzitutto, è stato positivo che si sia finalmente in Consiglio Comunale affrontata la tematica dei roghi, perché è una tematica molto importante questo per il nostro territorio. È una tematica drammatica, siamo vittima di una catastrofe dal punto di vista ambientale, questi roghi appestano la nostra aria, che ci tolgono il respiro e che ci fanno respirare tanta diossina. Quindi il primo riscontro è positivo, nel senso che il Consiglio Comunale ha recepito quelle che erano istanze da me presentate insieme agli altri consiglieri e quindi sono state accolte favorevolmente con un voto all'unanimità dal Consiglio Comunale. Mi sono state alcune proposte specifiche in seno a questo consiglio. Tra queste, quali sono quelle che lei appoggia maggiormente? Innanzitutto la creazione di una task force ambientale. Io ho detto che il sindaco e insieme all'assessore all'ambiente si devono attivare ad Oras per creare questa task force ambientale insieme alle forze presenti sul territorio, principalmente la polizia municipale, raccordandosi con i carabinieri, la polizia provinciale e anche tutti quanti altri, protezione civile, guardie ambientali, vogliono collaborare per la salvaguardia del nostro ambiente e della nostra salute. Questa penso sia stata la proposta principale. E una proposta importante accolta è quella del controllo satellitare, perché ritengo importantissimo il controllo satellitare per i danni legati all'ambiente. Qualcuno ha parlato anche di un intervento eventuale, dei militari, quindi delle forze dell'ordine, richiedendo un intervento e un aiuto dal Ministero della Difesa. Lei cosa ne pensa a proposito? Penso che sia importante perché è importante che ci sia la presenza dello Stato sul nostro territorio, quindi ben venga anche l'impegno del Ministero della Difesa sul nostro territorio, così come qualche altro sindaco dei paesi vicini ha richiesto già. Penso che sia una cosa sicuramente utile, i cittadini hanno bisogno di vedere che lo Stato è al loro fianco in questa battaglia che ci vede tutti quanti vittime coinvolti, quindi è importantissimo l'intervento dello Stato. Sulla questione ancora dell'intervento dello Stato e quindi la richiesta di aiuto al Ministero della Difesa, come si muoverà a Caivano? Lo farà da solo in seno al Consiglio o chiederà anche l'aiuto con un'intesa con gli altri comuni limitrofi? Io ritengo che su questo argomento bisogna far fronte comune con i comuni vicinori, bisogna unirsi insieme perché il problema riguarda un'area abbastanza ampia, in cui Caivano sicuramente è un po' importante, ma bisogna sollecitare insieme agli altri comuni questo intervento per essere un intervento più pregnante, per essere più forte come richiesta. Quindi penso che vada fatto insieme agli altri comuni, alle altre amministrazioni comunali. È importantissimo che siamo insieme in questa battaglia e d'altra parte io stesso in Consiglio Comunale ho portato proposte proprio in quest'ottica, anche per esempio l'utilizzo dei nostri lavoratori mobili che purtroppo devo dire in questo momento sono utilizzati malissimo perché ne abbiamo dato in gestione uno ad una società che fa il proprio interesse, utilizza questo laboratorio e in cambio di questo comodato d'uso dovrebbe gestire l'altro laboratorio che purtroppo non funziona bene, addirittura in questi giorni sembra sia senza allacciamento elettrico, quindi non sta per niente rilevando i dati dell'ambiente. E io ho portato una proposta, quella di, insieme agli altri comuni della zona, di effettuare un controllo più ampio, magari con una convenzione, anzi con una convenzione che ci vede insieme in questa gestione, di modo che possiamo far partecipare gli altri comuni alle spese per la gestione del nostro laboratorio e garantire nel tempo un monitoraggio serio dell'ambiente, non quello che purtroppo stiamo in questo momento facendo. Quali saranno, i termini di attuazione di queste proposte, di questi buoni propositi e delle decisioni deliberate in seno al Consiglio? Io penso che i tempi di attuazione debbano essere brevissimi, io ho chiesto che siano brevissimi e vigilerò insieme agli altri amici consiglieri che si realizzino in tempi brevi queste proposte. Viceversa, sarò il primo a protestare, a denunciare chi si opporrà a che queste proposte vengano attuate. Non si può perdere tempo, dobbiamo assolutamente agire subito. E non bisogna mollare nemmeno un attimo,
del nostro tempo, perché il problema, ve l'ho detto, è grave, è una catastrofe ambientale. I dati, l'ho detto anche nel Consiglio Comunale, i dati ci sono, i dati vengono fuori da studi clinici che hanno dimostrato l'impatto sulla nostra salute, vengono fuori dagli ultimi risultati che il collega amico Montella dell'Istituto Pascale ha presentato, dal professor Antonio Giordano che ha presentato un libro pochi giorni fa e dallo stesso amico Antonio Malferro. Quindi non c'è tempo da perdere, bisogna agire immediatamente. Cosa ne pensa dell'impatto mediatico che sta travolgendo Caivano, Caivanesi e i comuni limitrofi? In modo particolare, cosa ne pensa del fatto che questa terra viene additata come la terra dei veleni, la terra della camorra? Penso che in questo momento, purtroppo, benché sia un'immagine negativa del nostro paese, ma è un'immagine reale di quello che stiamo vivendo, e penso che serva sicuramente a stimolare tutti quelli che devono darci una mano ad affrontare questo problema e a farci uscire fuori da questo problema, perché non possiamo farlo da soli, abbiamo bisogno di tutti quanti. Stiamo parlando dei rifiuti tossici e quindi dei roghi dei rifiuti tossici. A proposito invece dei rifiuti urbani, cosa ci dice dell'isola ecologica? Come funziona? Lei da cittadino ne sta usufruendo? Io ho presentato pochi giorni fa un'interrogazione sull'isola ecologica. Ritengo sia una cosa importantissima, una realizzazione importantissima per il nostro paese. L'isola ecologica è fondamentale, soprattutto per la raccolta differenziata, per cercare di raggiungere percentuali di legge della raccolta differenziata. Purtroppo ho presentato un'interrogazione perché ci sono diverse criticità nella realizzazione di quest'isola ecologica, a partire dalla mancanza di convenzioni per lo smaltimento dei rifiuti differenziali che vengono raccolti, alla difficoltà all'accesso alla struttura, nel senso che c'è una pendenza di accesso che pone a rischio l'entrata delle auto all'interno della struttura. Fino a pochi giorni fa mancava l'accioramento elettrico e non mancavano addirittura i contatori elettrici all'interno della struttura. Ci sono una serie di criticità, quindi, che al momento possono rivelarsi un boomerang per la nostra amministrazione, nel senso che il cittadino che va all'isola ecologica, non è stato fatto un regolamento sul modo di conferire presso l'isola ecologica, non è stato reso noto ai cittadini che cosa in conseguenza si può conferire all'isola ecologica, quando e come si può conferire. Questo crea dei problemi, nel senso che il cittadino, nel momento in cui avrà delle difficoltà, non si creerà più all'isola ecologica, e questo non sarà soltanto a danno di quello che è la raccolta differenziata del nostro paese. Lei ha voglia di lasciare un messaggio ai cittadini, in modo particolare ai cittadini attivi che fanno parte di comitati, associazioni, e a chi si sta facendo portavoce di questi cittadini? Io voglio dire che noi stiamo cercando di farci di darci una mano tutti insieme per cercare di fronteggiare il problema. Io, un'altra proposta importante in Consiglio Comunale che ho messo all'ordine del giorno, è stata la creazione della consulta ambientale. Io ritengo che sia importante che questi cittadini collaborino anche alla realizzazione di questa consulta ambientale, che è stata anch'essa deliberata, per cui si provvederà in tempi brevi a realizzare un regolamento per la istituzione di questa consulta ambientale. Io invito questi cittadini a partecipare a questa consulta ambientale, che può sicuramente dare una grossa mano all'amministrazione, sia in modo da stimolare, sia da seguire, sia da portare delle proposte per il nostro territorio e il nostro ambiente. Voce per tutti la ringrazia e le auguro buone vacanze. Grazie.